Una giornata bellissima nella quale in qualche modo raccogliamo i frutti di un bando importante, un bando storico, Ricomincio da te, che per il primo anno la Fondazione ha pubblicato, relativo a tutte le iniziative culturali, di volontariato, istruttive, che in qualche modo andassero a combattere la violenza sulle donne, ma non soltanto la violenza, anche la discriminazione di genere, perché siamo convinti che proprio in questa cultura della discriminazione pone le radici poi quella che sarà la futura violenza. Ecco perché oggi Palazzo Melatino ospita le associazioni che hanno portato frutti, alcune delle associazioni, quelli che per noi sono stati progetti emblematici, ne abbiamo finanziati ben 43, ma oggi abbiamo ad esempio la Sartoria, che è nata dalla collaborazione tra il Centro Antiviolenza La Fenice e la cooperativa aputina della Caritas, abbiamo l'Elefante Bianco che lavora con psicologi all'interno delle strutture carcerarie per il recupero degli uomini che stanno scontando la pena per episodi di violenza sulle donne. E poi abbiamo le scuole in collegamento streaming, perché le scuole hanno realizzato progetti meravigliosi, progetti proprio che sono ad implementare una cultura del rispetto e della parità, che nasce proprio dai banchi di scuola, nasce dall'educazione dei nostri piccoli. L'attività dell'Elefante Bianco, questo è un percorso che noi appunto portiamo avanti dal 2017 e che nella fattispecie con questo progetto sta sperimentando questo percorso psicoeducativo all'interno delle carceri, qui naturalmente in collaborazione con l'istituto penitenziario appunto di Castrogno, con il quale appunto già da un po' di tempo, a seguito di un protocollo, si è avviata una collaborazione. Quindi questo progetto, che tra l'altro ha durata di un anno, ma si divide appunto in diverse fasi, attualmente comunque occupa ben 16 detenuti, divisi oltretutto che provengono da due diverse aree: l'area protetta, che è quella appunto che riguarda gli autori di violenza sessuale nei confronti dei minori, e l'area comune, che riguarda poi gli autori di tutte le altre forme di violenza. E quindi è un progetto che si snoda appunto in 12 mesi, di cui i primi 6 si snoda con attività, con incontri motivazionali e attività di gruppo, e la restante parte invece sono incontri di follow up, per poter poi magari arrivare anche a motivare l'utente, qualora appunto finisca di scontare la pena detentiva, a proseguire questo percorso all'esterno.